mio nome è Chuck e sono un motociclista. Vivo in un mondo malato dove i morti tornano alla vita per mangiare i vivi. Un solo morso di queste creature e si è finiti. L'unica cura è un farmaco chiamato Zombrex e bisogna assumerlo giornalmente. Mia figlia è stata morsa e proprio per questo ho deciso di diventare un motociclista del tir, uno show dove si ammazzano gli zombie. Per guadagnare i soldi per poter comprare il medicinale per mia figlia. Il mio ultimo spettacolo, a par dei siti, non è andato così bene. Alla fine è successo qualcosa, gli zombie si sono liberati, o meglio qualcuno li ha liberati. E hanno cominciato a uccidere, a fare un disastro. All'inizio pensavamo che fosse TK, che per soldi ha messo a ferro e fuoco la città. Ma poi abbiamo scoperto che c'è dietro qualcosa di molto, molto più grande. Qualcuno ha provato una nuova arma, un fumo verde, che rende gli zombie molto più aggressivi e tenaci. E delle api, che a quanto sembra sono l'unica soluzione per mettere fine a questa epidemia. Per fortuna abbiamo trovato Sullivan, un simpatico boy scout che ci ha aiutato, ci ha nascosti in un rifugio insieme ad altre persone. E l'esercito sta arrivando. Ma non possiamo aspettarli con le mani in mano. Dobbiamo scoprire chi ha creato questo casino. Death Racing 2. Ciao a tutti e bentornati qui sul canale Gioco Troppo Poco per un'altra puntata di Dead Racing 2. Siamo alla fine, questa è la fine. Esatto, c'è dietro la Fino Trends. You two just calm down a minute here. This one's been feeding us claptrap since you all got here. Now look, we're all under a lot of stress. Seeing things out of the corners of our eyes, imaginary stuff. Immaginaria. Bravissima, quello che avrei detto anch'io. E certo, fanno il farmaco, devono fare anche la malattia. I'll tell you why. It's been a couple of years since the last outbreak. People aren't buying Zombrex like they used to. But now zombies are back and even the military can't stop them. There are probably lines at every pharmacy in the country. All for Zombrex. Zombrex. Okay, so listen to me. So, you're saying that Phenotrans killed all these people to drive up their goddamn stock price. This is just crazy. We have to get this information. Sì, assurdo. We have to take these bastards down. Neanche i complottari di Facebook lo avrebbero pensato. Questa non ve la sareste aspettata. No, hell? Il nostro Boy Scout. Looks like you finally got your story. Too bad you won't be getting that award, though. You bastard. You're on their payroll. Lo sapevamo che lui era il cattivo. Fin dall'inizio l'avessimo saputo. Era troppo buono. But don't worry. Firebombing will fix all of that, so no one will find the bullets in your bodies. Oh, lascia stare la mia bambina. Although I have to say, I am gonna enjoy this. I knew you were the bad guy. Yeah. Kids say the cutest things, don't they? Bravissima. Sempre stato scarso con la pistola. Don't worry. He's not making it out of here in one piece. Yeah, morirà. Ok, siamo fuori dal rifugio. Dove diavolo sarà andato? No, I'll keep looking. Ok. Dobbiamo aspettare che lo trovi. Ok. È arrivata la telefonata.
Ok, sembra che dovremmo andare a cercare il nostro Sullivan. E per farlo, meglio attrezzarsi per bene. Che so, con qualcosa da mangiare e da bere. Yuppla, glu glu glu. Ok, faccio un bel frullato, così ottengo la super velocità e volo da Sullivan. Via! E pa 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 e pa 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 e pa pa. Ok, siamo allo scontro definitivo. Maledetti soldi. That's what you think? The money's secondary. We're trying to save lives here, Chuck. Saving lives? Salvare vite? What the hell are you talking about? Come on. We had to take the necessary steps to ensure a consistent supply. We can't make the drug without queens, Chuck. A lot of queens. You can thank Isabella for that. And TK looting the city? But that's not about money. He went off the rails. He was well paid for his part. Then he just got greedy. Ah, TK era quasi un angioletto, quindi. Whatever happened to do no harm, Sullivan? Open your eyes, Chuck. Do you have any idea how many people are affected in this country? Doctors, politicians, CEOs. Some of our country's best are infected. Even your little girl, Chuck. Non mi toccare mia figlia. Quindi? Fortune City was a small price to pay to ensure our country's way of life. You murdered these people. Acceptable losses. This wasn't the first time and it won't be the last. You bastard. You did it. You caused the Vegas outbreak too, didn't you? You killed my wife, destroyed my family. Oh. No, non avresti dovuto farlo. Tu. Oh, inizia lo scontro. Dovete salire sulla piattaforma dove si trova il Sullivan. Quindi da questa parte, poi un salto e poi dovete saltargli addosso col doppio calcio. Oh, pom! Ok, provate a colpirlo. Niente, è inutile. Dovete allontanarvi e colpirlo col doppio calcio. Ah, boh. Questa è l'unica mossa che ho trovato che funziona. Boh. Non so, in certi momenti è invulnerabile. Però vi consiglio di usare questa mossa qui. Perfetto. Tenete vista. Boom! Vedete? E attenzione che vi butterà di sotto. Risalite. Ok, quando risalite fate attenzione perché cercherà di impedirvi di fare questo. Poi, è inutile che usate le armi corpo a corpo. Vedete? Vi ammazza subito. Doppio salto. Ma che doppio salto? Doppio calcio. Pum! E lo stordite. Riprendete. Via. Sì. Ok. Fantastico. Questo. Allora, ecco. Poi a un certo punto cominceranno a piovere dei missili dal cielo che apriranno dei buchi nel terreno. Fate attenzione a non caderci dentro, perché altrimenti dovete farvi un lunghissimo giro per tornare a questa situazione. Per tornare qui. Boom! Non capisco perché è invulnerabile in certi momenti. Boom. Ok, boh, e ora praticamente avete capito, è semplicissimo da battere. Tanto a questo punto del gioco avrete sicuramente questa mossa. Non servono le armi, potete tenervi delle bottiglie o del cibo per i momenti difficili. Oh, cribbio. Dannazione. Ok, tipo questo è un momento difficile.
No. No, l'avevo, dai, ti avevo preso. Mi sono passato attraverso. E che cacchio, ragazzi. Ok. Ma dai, non spostarti. Ok. Adesso possiamo bere. Via. Boom. Dai, è praticamente finito. Dobbiamo tenere un po' di distanze. Ma dai. Dovete proprio finire con i piedi in faccia. Ok. Benissimo, piede in faccia. L'ultimo? No, ce ne vuole ancora uno. E abbiamo finito. Grandi. Abbiamo finito. Ragazzo mio, c'è un solo sceriffo in città. Sì, però così non vale. Sei ancora vivo? Ma come? Con tutte quelle scarpate in faccia che ti ho tirato. Poi certo fa un segnale così dall'aereo lo vedono. Ah no, è vero. We're the good guys, Chuck. Not you. Ecco, il nostro Chuck è un genio. Oh oh. Che poi non avrei capito, non ho capito come avrebbero dovuto tirarlo su. Vabbè. Comunque, ragazzi, da così tanti episodi, così tante fatiche, e tutto si conclude così. This is Chuck Green. You want the scoop of a lifetime? There's a bunker full of survivors in Fortune City. Esatto. And I've got the proof of what happened here. Perfetto. I need rescue choppers, and I need them right now. Noi siamo gli eroi. Noi siamo i Boy Scout. Sono arrivati i rinforzi. Tutte queste fatiche, tutte queste ammazzate di zombie stanno per finire. Oh, guardate le mie due donne. Oh, la mia bambina. Stiamo per andarcene. Quasi, quasi, quasi ci vorrebbe la lacrimuccia qui. Ah, che soddisfazione, ragazzi, che soddisfazione aver finito questo gioco. Riposa, bambina. Tutto sta per finire. Tutto. Wait, Katie's backpack. It's not here. Can't she just leave it? It has all her mother's things in it. Bravo Chuck, non si lascia indietro lo zainetto della bimba. Dov'è? Eccolo lì. Oh oh. No. Ecco, non abbiamo dato lo Zombrex a TK. Oi 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 oi. E TK è bello forte. Ecco. Salva lo zainetto. Quella è l'unica cosa importante. Chi è che ha chiuso l'ascensore? No! Chuck! No, non può finire così. No, Chuck! Il nostro protagonista preferito, quello con la faccia di bronzo. Il nostro Steven Seagal. Oh oh. Forse ce la fa, forse si salva. Non si salva. Ok, questo è il finale di merda. Ve lo dico sinceramente, questo è un finale di merda. Non abbiamo dato lo Zombrex a TK.
Quindi pensavamo di essere stati degli eroi, di aver fatto la cosa giusta, invece abbiamo fatto il finale brutto. Non mi ricordo che lettera sia questo, però non siamo contenti e quindi ci sarà ancora un episodio dove vedremo il finale overtime. Grazie per aver seguito la serie fino a qui, c'è ancora un piccolo dolcetto. Ci vediamo alla prossima puntata perché vogliamo vedere come finisce per bene questo dannato gioco, visto che ci ha impegnato per così tante ore. Ciao, ricordate che anch'io gioco troppo poco. Ci vediamo alla prossima. Ora vi lascio al video di Crazy Clown che ci ha mandato il suo video di presentazione. Vediamo cosa si è inventato. Passi il volume, devo registrare. Grazie. Ciao a tutti ragazzi, mi presento. Io sono Crazy, lui è il mio alter ego Clown. Insieme formiamo i Crazy Clown e per chi non l'avesse capito, siamo la stessa persona. Smettila. Allora, come dicevo, sono qui a fare questo video per dirvi che vorrei portare qualche video di gameplay riguardante il mondo PlayStation 4. Ci saranno anteprime, novità e tantissime game. Se vi è piaciuto il video, spolliciate e iscrivetevi. Allora, ciao a tutti! Ah, è vero! Anche io gioco troppo poco. Ciao!